La funivia ti porterà nei bassifondi. È la strada più veloce per il fiume. Il blindato dovrebbe essere sull'altra sponda. Jane, coraggio, non... Ehi, Jacob, credo di aver trovato quei bastardi sdentati. Comincia a conoscere questo pianeta. La guerra è l'ultimo dei problemi. C'è scritto qualcosa. Thank you.
Ryder, siamo quasi tornati al tuo campo. Ricevuto. Come sta, Jane? È viva a malapena. Sto facendo il possibile, ma... ce la farà. Deve farcela. Thank you.
Un diario. Qui c'è scritto qualcosa. Zaidi, sto attraversando il ponte. Dove posso trovare il blindato? Ci sono dei vecchi garage vicino ai cancelli. Probabilmente lo hanno parcheggiato lì per proteggerlo dall'anomalia.
Un diario. Ehi, Zaidi, sono dentro. Ci sono parecchi blindati qui. Sembrano tutti uguali. Ho nascosto la valigetta sotto il serbatoio, lato guidatore. Controllali tutti! La prossima volta fammi scavare la mia fossa. Spero ne sia valsa la pena. Oh mio Dio. Ancora intatto. Un collegamento satellitare. L'ultimo collegamento satellitare. Quindi cercavate questo quando mi avete trovata? Sì. Ed è ancora in funzione? Come mai? La valigetta è in Mumetal. È isolata. Non è mai stata aperta. I componenti al suo interno sono protetti dall'anomalia. Ma quindi a cosa sarebbe collegato? La Flores. Pensavo fosse stata smontata per la colonizzazione. Per lo più. Ma verso la fine abbiamo perso i contatti. Metà delle risorse previste sono ancora intrappolate là dentro, nei pod di rifornimenti. Semi, elettronica, hard disk con dati, tutto irraggiungibile. Con tutte quelle risorse potremmo ricostruire una civiltà. Ma saranno completamente inutili se non riusciamo a trovare un luogo oltre le tempeste. Lo so che... potrebbe sembrarti quasi un sogno, ma
Per chi ha ancora speranza, aiuta a non arrendersi. Quindi è per questo. Per questo Shira voleva che ti trovassi. Vuole prendere il contenuto di quei pod. Quindi, che cosa facciamo adesso? La tua frequenza. Posso usarla per localizzare la fonte del segnale. Mi serve un'antenna sufficientemente alta. Ne hai già in mente una? Sì. Eagle Peaks. Ma prima c'è una cosa. Te l'avevo detto. Tutti quelli che affrontano questa stupida missione muoiono. Non sono arrivato fin qui per lasciarmi fermare. Ti sei perso, vecchio? Come tutti. Cosa ci fai qui? Questo posto non è sicuro. Dimmi, cosa vedi osservando questa città a pezzi? Io riesco a rivedermi in ogni singola strada. Ho vissuto qui, durante ogni crisi. Ogni rivolta ho sommossa. Finché non ci hanno tolto tutto. Temo di essermelo persa. La terra è andata. Succederà lo stesso qui. Alla fine non rimane nulla. Forse è così che deve essere. Ho lasciato degli oggetti di valore dentro la mia vecchia casa. Da solo non sopravvivrei un minuto. Ma se mi facessi strada, ti mostro dove mi nascondo. Vorrei tanto ritornare a casa. Resta qui. Ci penso io. La mia vecchia casa è vicino alla torre radio, sopra la città. Riesco ad abituarmi a vederla. Il blindato di Zaidi è messo male. Ho recuperato tutte le... Ah, Outrider. Posso aiutarti? Deve essere stato affascinante risvegliarti nel futuro, Outrider. Quando hai un momento, mi piacerebbe chiederti dei tuoi compagni Outrider. Ero solo un bambino quando sono stati radunati ed esiliati.
È bello vedere la vecchia Bessie in moto, sta alla grande. Beh, è una cosa molto probabile. Io e Jay... Facciamo un'altra volta, magari.
Ehi, vecchio. Dimmi, com'era questo posto all'inizio? Oh, miracoloso! Le stampanti industriali costruivano di tutto usando i materiali di Enoch. In un lampo abbiamo creato una città su un pianeta alieno. Poi sono arrivate le tempeste. Hai visto la prima tempesta? Oh, sì. Luci all'orizzonte, macchine impazzite. La città, di colpo, al buio, illuminata solo da fulmini. E le urla. Vedevo persone sollevate in aria, alberi spezzati, incendi ovunque. Qualsiasi speranza per un futuro su Enoch, svanita in un istante. E dopo l'esplosione del motore? Niente elettronica. Hanno risvegliato i dormienti a migliaia. Hanno cercato di tenerci calmi, ma non c'erano cibo, medicine e rifugi dalle tempeste. L'ECA ha chiuso i cancelli, lasciandoci fuori a morire. Saremmo morti tutti se non fosse stato per le mutazioni. Non volevo unirmi ai ribelli. Volevo solo ciò che era stato promesso alla mia famiglia.
zona brulica di ribelli. Devo toglierli di mezzo. Thank you.
figlio di...
Ho ripulito la strada per casa tua, il container 99, ma... Grazie. Per favore, aspettami qui. Cos'è successo qui? Di chi sono le tombe? Sara. Elodie. Michelle. Non è stata colpa loro. Mi avevano scelto come capo della comunità per distribuire il cibo. Lo ammetto, ne tenevo sempre un po' da parte, solo per loro. Non potevo certo farlo morire di fame. Lo scambiavo con dei favori. Mi sembrava innocuo. Prendevo soltanto del cibo. Però loro mi hanno preso tutto. Oh, ma hai detto che non avevi... Nulla che qui dentro abbia un valore per me, se non i ricordi. Prendili. Va, per favore. Io resterò qui ancora un po'. Ci sono delle note qui.